Buongiorno amore, ciao! Ciao. Ciao vita! Oggi è parecchio? Sì. Sì? Adesso andiamo al Crest e vediamo cosa c'è da mangiare. Se L'espansore. ti... L'espansore, dobbiamo... Hai ragione. E l'espansore che cos'è? È una cosa che si mette qua. Sotto il palato e a cosa serve? Ad allargare il palato. Perché è un po' stretto il tuo e quindi bisogna allargarlo per far uscire bene bene tutti i dentini, eh? Andiamo a prepararci così andiamo al Grest e poi vediamo cosa c'è da mangiare. Se ti piace, ti fermi e ti vengo a prendere dopo pranzo. Se non ti piace niente, la mamma ti viene a prendere per mangiare a casa. Va bene? Fatti vedere, amore. Ma come sei bellina stamattina, tutta bianca bianca. Sai come torni a casa? Tutta nera nera. Tocca di sporchi. Andiamo, amore, sei pronta? Hai paura? No. Brava, tu sei super coraggiosa, ma non c'è niente di cui aver paura, eh. Non fa per niente male, anzi. Siamo arrivati quasi al Crest. Andiamo, vieni. Adesso scegliamo la pasta, se è buona. E se no, a che ora vuoi uscire? A che ora mangiate? Sapete dirmi a che ora mangiate? No. 12 e mezzo. 12 e mezza, quindi esci alle 12 e mezza, 12 e un quarto. Va bene? Va bene, adesso chiedo io. Stiamo entrando al Crest. Ecco qua, che bello, ci sono un sacco di bimbi. Allora, sentiamo un po' cosa c'è da mangiare. Pasta in bianco, panna e salsiccia, direi che puoi venire a mangiare a casa. Vero, amore? Vieni a mangiare a casa, è arrivata Gaia. Ciao, Gaia. Allora, vediamo a che ora devi uscire, va bene? Ci vediamo alle 12 e un quarto, ok? Ciao. Amore, sono venuta a prendere Anastasia, tutto bene? Sì. Andiamo? Sì. Andiamo, amore? Dai. Ma ragazzi, ma domani la rivedete, eh? Ci vediamo domani, speriamo. Adesso dobbiamo pranzare. Cosa vuoi a casa? Pasta e tonno mi avevi chiesto, però c'è anche il ragù, eh? Ok. Abbiamo pranzato, adesso cosa stiamo facendo insieme a papà? Dobbiamo montare che cosa là? Porticina di Casper. Così che il gatto può entrare e uscire liberamente, vero? Anche al mattino presto, quando vuole uscire, noi stiamo ancora dormendo. Ok? Quando è pronta, poi la facciamo vedere, ok? Dobbiamo educare Gasper a utilizzarla perché lui non è ancora capace. Quindi bisogna fargli vedere dall'altra parte che abbiamo il cibo e farlo entrare e uscire, d'accordo? Amore, devi andare a preparare. Sì, amore, dobbiamo andare. Dai, dai, che dobbiamo andare, che il dentista ci aspetta, ok? Amore, ci siamo quasi, eh? Stiamo andando dal dentista e tra poco avrai l'espansore in bocca. Sei pronta, amore? Guarda che prima di metterti l'espansore ti fa una carietta. Ti ricordi che avevi la carietta? Così non ce l'hai più, ok? Niente, con un trapanino piccolino te la toglie. Lo spazzolino. Esatto, più veloce. Quello che trovo io. Esatto. Lo spazzolino, allora lo togli più veloce, come lo spazzolino quando lo carico tutto, anche più Al di massimo. al massimo. Va bene, sei contenta, amore, che avrai una dentatura perfetta tra poco? Amore, brava, sei tanto coraggiosa, lo Questo sai? dente andrà In avanti, quello no, dietro. quello Non ma quello, ma l'altro. Esatto. l'altro. Io piangerò Nel proprio. tempo. Tu piangerai un po'? Cosa hai detto? Tu? Ogni giorno provavo così. No, è impossibile, fortunatamente. Sei impaziente perché non ti chiamano e sono già passate le 4:30? Ma stai tranquilla, adesso ti chiamano. Sei pronta, amore? Ma tu sei troppo coraggiosa, veramente. Brava, amore mio. Adesso arriva la dottoressa e iniziamo, eh? Prima togliamo la carietta, poi mettiamo l'espansore, va bene? Buongiorno. Eccolo là. Ok, quindi adesso apro. Ma anche lei l'ha già visto, perché... Prima lo proviamo così, senza niente, così senti un po' come quando te lo appoggio sui denti. E poi dopo ti spiego come funziona tutto il resto delle palle, va bene? Bellino che c'ha tutto un nome sopra, così poi ti puoi ricordare del dentino storto. Quindi, così, apro grande, semplicemente si appoggia sui dentini dietro e si spinge. Ah, Quindi senti, nessun male, nessun fastidio metterlo. Spinge neanche, serve per farlo uscire poco a poco alla volta. Ok, vedi così. Questa la metto sui denti che sono con gli anellini, la lasciamo lì.
30-45 secondi più o meno, tra i 30 e i 40 secondi, va bene? Io dopodiché la sciacquo via con l'acqua, riasciugo il dente e ne devo spalmare un'altra con questo pennellino, che tipo un po' di shock delle orecchie, lo spalmo. Controlliamo un po' tutto. Benissimo, erano 16:26, perfetto. Vieni, facciamo qui. Per le foto, te lo ricordi, un po' fastidioso, ma qua, qua è tutto pronto. Quindi, 3, 2, 1, spalancato. Spalancato. Ah, aperto, bravissima. Ecco. 30 secondi. Io guardo. Ma lo sai che è dello stesso colore dei tuoi abiti? Sì. Anche la stiratura. Anche la stiratore. Ah, oggi è la giornata del viola lilla. Super. Adesso con l'acqua lavo via bene tutti i dentini. Adesso togliamo tutta la colla in più, poi rileviamo e abbiamo finito. Andiamo, ce l'abbiamo fatta, amore. Amore, qual è il tuo dilemma della saliva adesso? Sei stata comunque molto brava, veramente. Che? Non riesco a ingoiare. Che non riesci a ingoiare. E la dottoressa cosa ti ha detto? Che invece tu stai ingoiando, perché se così non fosse staresti sbavando, capito? Perché la saliva da qualche parte deve uscire. Quindi è soltanto una tua sensazione. Forse o produci più saliva perché hai questo aggeggio in bocca. Facciamo vedere un attimo, mi fai vedere? Eccolo qua, adesso ci sono ancora un po' di residui di colla probabilmente, che poi andranno via. Ma poi... per il resto ti fa male? No, ti dà un po' fastidio. Quando parlo mi dà fastidio. Eh beh, certo amore che ti dà fastidio, hai un espansore in bocca, non sei abituata, tra poco ti passa, eh? Tra qualche giorno non sentirai più niente. Adesso mi devi dire che cosa vuoi da mangiare per stasera, la pastina. Ok, e domani vediamo, ok? Ok amore? Prova a bere. Non si sbavo? Fa niente, ti rinfreschi. Dai. Niente. E addormentata. Ma certo amore, non hai fatto un'anestesia e sei addormentata. Andiamo a fare la spesa così ti compro delle cose fresche e morbide che ti possono aiutare a mangiare meglio stasera, va bene? Allora ragazzi, Anastasia è andata un pochettino in crisi quando siamo usciti dal dentista perché sostiene che le dà fastidio la sua voce e quindi di parlare un po' malino. A parte il fatto che è normale, ma io in realtà non la sento parlare poi così male. Adesso le chiediamo qualcosina e se è anche addormentata, siamo in macchina fermi davanti al supermercato, e poi mi scrivete nei commenti se secondo voi la voce di Anastasia è cambiata così tanto oppure no. Dai, siamo arrivati all'Eurospin. No, te la devi far venire la voglia perché io devo fare la spesa. Anastasia, devo comprarti... Ma ti devo comprare gli omogenizzati per da mangiare stasera insieme alla pastina. Dai amore, ma perché ti sei addormentata? Non è stata una scelta azzeccata, eh? Dai Ani. Adesso dici una parola. La devo dire bene. Oh scusami, che parola è? Ma ti dà fastidio quella puntina? Un gatto. Benissimo, meglio di prima. Poi? Cane. Di serpente. Serpente. Mamma mia Anastasia, non hai nessun tipo di problema, ce l'hai solo qua il problema. Dimmi delle parole. Supercalifragilisticexpialidocious. No, dai, no. Una parola che devo dire. Casa. Casa. Ti dà fastidio l'apparecchio? C'è qualche punto dell'apparecchio che ti infastidisce? La puntina lì? No, voglio solo vederla io. Ah. Al supermercato stai mangiando un panino e sei in crisi perché ti si è attaccata, ti si è attaccato il pane. È normale che ti si attacchi il pane. Cosa pensi? Che non ti si attacchi niente? No, così mi si attacca tutto. Fa niente, ti hanno dato un sacco di accessori che dopo facciamo vedere. Proprio perché servono per soldi. Devo mangiare adesso però.
Vabbè, all'inizio mangerai poco, magari male. Già tu non mangi niente. È normale, ti devi abituare. Ani, dai, per favore, è la prima ora che hai l'apparecchio in bocca. Non lo mangi. Mi sono attaccato tutto. Anastasia, devi mangiare, eh? Fa niente che ti si attacca tutto. Mangi e poi vai a lavarti subito l'apparecchio. Ok. Anastasia, facciamo vedere quello che ti hanno dato in dotazione. Allora, questo è lo spazzolino per pulire l'apparecchio. Giusto? Sì. Ok. Con l'acqua magari. Sì, dopo. Questo è importantissimo, è quello che mi hanno insegnato, si deve usare bene. Mettete gli occhiali. Questo serve per allargare, speriamo di riuscire a usarlo bene. Comunque adesso non tirarlo su, che non voglio che si rompe. Il tuo calco, te l'hanno regalato, guardate la dentatura. Vedete, bellissima. Questo dente dietro che andrà davanti. Andrà a posto, amore mio, certo. Ed infine la pasta, che servirà solo ed esclusivamente se ti esce un ascessino, perché c'è... Ah, giusto, c'è la puntina. Questo è lo scovolino, questo è per tirar via dai denti proprio quelle cose che si sono impigliate. Con lo scovolino entriamo dentro, poi la mamma te ne compra ancora. Lo vedi? Questo qua piccino. Con quella punta entri dentro, proprio nell'apparecchio. Invece questo non c'è neanche come si apre. Questa è la pasta che serve da mettere sulla punta di ferro che hai qua, nel caso in cui ti fa uscire una pieghetta, ok? Come non c'è, sono questi. Non toccare adesso, che abbiamo anche le mani non lavate. Va bene? Adesso però mi serve questo. Adesso vuoi andare subito a lavare i denti, perché hai mangiato questa, guardate cosa ha mangiato, un morso di panino, ed è arrabbiatissima perché non riesce a mangiare. Allora, cucciolini, se qualcuno di voi ha già messo un espansore, può scrivere nei commenti ad Anastasia che è normale che oggi non riesce a mangiare, ma magari non dico da domani, ma da dopodomani sicuramente andrà molto meglio, perché è un po' arrabbiata. Sta impazzendo, amore? Sì. Sta impazzendo, vero? Ti vedo. Non è che ti devi controllare ogni boccone che fai, eh? Vuoi vedere che domani andrà molto meglio? Vediamo, con la tele cosa mangia? Puoi mangiare quello che vuoi, anche un frullato del latte con i cereali, un bel frullato con la frutta fresca. Il panino con la Nutella. Il panino ti rimane attaccato. Lo so, ma sai, sto scherzando, era per non farti mangiare la Nutella. Anzi, facendo il panino tostato magari non ti si attacca, perché il tostato rimane più croccante. Invece così è molto morbido. Piange Anastasia. No, vuoi mangiare il pannolino, però non riesco. Ma non puoi portare pazienza un attimino? No, non puoi toglierlo, amore. Ascoltami Anastasia, devi avere solo un po' di pazienza. No. Sì. No. Non riesco. Perché non riesci? Cos'è che ti dà fastidio? Un palacchio. No, lo so, ma quando mangi il panino, perché ti rimane appiccicato? Non riesci a masticare con i denti laterali? In basso, più lateralmente possibile? No. No? E vabbè, non mi dimagrire, perché più magra di così rischio di non vederti più, poi diventi invisibile. Dai, amore, è così per i primi 2 giorni, me l'ha detto anche la mamma di Samuele stamattina. Poi ritorna tutto alla normalità, lo vedi Samuele? Sì. Oggi è il primo, domani è il secondo. Esatto, da sabato in poi starai meglio, ok? Samuele mangia a scuola? Anche Jasmine mangia. Hanno avuto problemi solo i primi giorni, d'accordo? Primo, secondo no. Ma domani magari stai meglio, sicuramente. Poi domani vediamo. Proviamo, che magari diventa più croccante. Proviamo. Ma non mangiare per strada. Stiamo andando per l'aperitivo da Roberta. La Philadelphia, questo formaggio spalmabile, riesci a mangiarlo? E ti ho detto di portarlo. Ma pure il cucchiaino ti stai portando, eh? Ma guarda che Roberta i cucchiaini dovrebbe averli, eh. Vabbè. Questo riesci a mangiarlo? Unica cosa. Non è vero? Anche l'omogenizzato riesci a mangiare? È vero. E poi tutte le cose morbide riesci a mangiarle, il gelato, è un po' come quando fai le tonsille. Anche la zuppa. La zuppa, la minestra, quella di verdure che l'altro giorno ti è piaciuta tantissimo. Vero. Ti faccio una bella minestra di zucchine, vedi come la mangi. Forse è la volta buona che inizi a mangiare sano. In questi 2 giorni mi devo dare da fare. In 2 giorni. Sei più tranquilla adesso che prima piangevi. Il terzo giorno no. Allora amore, siamo tornate a casa.
Come va? Bene. Bene? Andiamo a fare tutto il trattamento? Sì. Per favore? Sì. Dai. Ok, prendi tutto il kit e andiamo in bagno. Così vediamo se ci ricordiamo quello che c'è da fare, ok? Sì. Per prima cosa, cosa facciamo? Allora, intanto... Questo. No, quello lì non dobbiamo farlo perché lo abbiamo già fatto due volte oggi, quindi questo qua domani. Ah, bene. Questa? No, allora, devi pulire con lo spazzolino, ah, okay, viola. Ok, senza dentifricio, solo con acqua. Lo devi passare bene sotto l'espansore. Fammi vedere un po' questo espansore se è tanto sporco. Non mi sembra comunque. Vabbè. Vediamo, fai prima tu, poi ti do la mano anch'io. Dove? Proprio sotto, dove c'è l'espansore. Qua? Sì, dove ci sono i ganci. Ah, qua. Okay. Anche, dappertutto. Vuoi una mano? Vabbè. Allora, Ani, ho dato un'occhiata, ti ho dato una mano, ma il tuo espansore è veramente, veramente pulito. No, vabbè, ma sciacquolo prima però. Non è vero, non dire bugie. Adesso ti senti qualcosa di incastrato dentro l'espansore? A me non sembra. Quindi lo scovolino possiamo non usarlo, va bene? Sì. Quindi laviamo i denti. Laviamo i denti normalmente e andiamo a nanna. Va bene, amore? Non devo allargarlo oggi perché oggi l'abbiamo già fatto due volte. La dottoressa e io per provare. Quello lo si fa domani. Ok. Come ti senti? Tutto bene? Domani vuoi andare al Grest? Sì. Vediamo come ti svegli domani mattina. Però a pranzo fuori, perché voglio fare io da mangiare domani, ok? Sì. Stasera hai mangiato formaggio spalmabile? La... un pochino di carbonara. No, Philadelphia. La Philadelphia. Dammi dentro, amore. Quello che mi dà fastidio, qua, quando faccio così, che si appiccica questo... Allora, ti ho già detto che... Si blocca con questo, guarda. Ti ho già detto che se quei ganci ti daranno fastidio, ti faranno venire delle piaghette, dobbiamo mettere la pasta che ci hanno dato loro. Capito? Che poi quella pasta lì viene via, ma si può ingerire, non è... ho capito. Vuoi dare? Come? Vuoi provare a metterla? Però lei ha detto di non metterla se non è necessario. Guarda, qua, perché si blocca. La mascella si deve abituare. Vabbè. Dai, se ti viene la pieghetta me lo dici, se ti fa male... La pieghetta? Non fa male se vuoi. Tipo un taglietto. Quando faccio così mi fa male. Siamo pronti per andare a dormire, abbiamo fatto tutto, sei stata veramente brava. Coraggiosa. Coraggiosa, brava, lo sei ancora adesso e come ti ho appena detto parli veramente bene. Vero. Per avere un espansore in bocca parli veramente, veramente bene. Quindi dimmi. Non vedo l'ora che domani, perché io mi metto prima... Non faccio come Vale che si mette il costume dopo, io lo metto prima addosso, poi la maglietta e il pantalone, così domani almeno sono già pronta. Però amore, ascolta, ma il costume addosso non ti dà fastidio, fa caldo. Ma senti un attimo, ascoltami un attimo, ma se noi mangiamo a casa, tu il costume lo puoi mettere dopo? No. Guarda che il costume addosso scalda, No. Ok, va bene, fai come vuoi. No. Quindi domani mattina hai deciso che vuoi andare al Grest, giusto? Però mangia a casa, Va bene? Mangia a casa e poi rientri. Cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video e comprate le nostre unghie su www.vanitypro.shop. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Mamma